Ciao a tutti! Oggi prepareremo il timballo di riso alla parmigiana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, melanzane fritte, scamorza tagliata a fette, parmigiano grattugiato, salsa di pomodoro, olio evo, dado vegetale, cipolla, acqua calda, sale e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la salsa di pomodoro. Il sale. E cuocere per 25 minuti. 100 gradi. Velocità 1. Togliere 600 g di salsa dal boccale. Aggiungere alla salsa l'acqua, che deve essere calda. Il dado. Il sale. E di riso. Amalgamare con la spatola e cuocere con il cestello al posto del misurino per 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere al riso il burro ed amalgamare con la spatola. Componiamo il timballo. Mettere sul fondo un po' di salsa. Le melanzane. Mettere metà del riso, e livellare bene. Mettere il formaggio. Mettere le melanzane. Il pomodoro, e spolverizzare con il parmigiano. Coprire con il riso rimasto.
Livellare bene. Mettere la scamorza. Le melanzane. La salsa di pomodoro. E spolverizzare con il parmigiano. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti. Il timballo è cotto, lasciare intiepidire e servire. Timballo di riso alla parmigiana. Grazie e alla prossima ricetta!